Oggi continuiamo con questo meraviglioso libro, La tua fede e la tua fortuna, e andiamo a vedere un capitolo che si intitola Chiaraveggenza. Naturalmente inizia con un passaggio di Marco 8:18. Avendo occhi non vedete? E avendo orecchie non udite? E non avete memoria alcuna? Marco 8:18. Allora, cosa ci sta dicendo qui? Che la vera chiaroveggenza risiede non nella tua capacità di vedere le cose oltre la portata della visione umana, ma piuttosto nella tua capacità di capire quello che vedi. Un rendiconto finanziario può essere visto da chiunque, ma pochi sanno leggere un rendiconto finanziario. La capacità di interpretare il rendiconto è il segno della visione chiara o chiaroveggenza, che ogni oggetto animato o inanimato è avvolto in una luce liquida che si muove e pulsa con un'energia di gran lunga più splendente degli oggetti stessi. Nessuno lo sa meglio dell'autore, ma egli sa anche che la capacità di vedere tali aure è diversa dalla capacità di capire ciò che uno vede nel mondo intorno a lui. Per illustrare questo punto, ecco una storia conosciuta in tutto il mondo, ma che solo il vero mistico o chiaroveggente ha mai visto veramente. Il romanzo di Dumas, Il Conte di Monte Cristo, è per il mistico e autentico chiaroveggente la biografia di ogni uomo. Sinosi e commentario. Primo. Edmond Dantes, un giovane marinaio, trova il capitano della sua nave morto. Prendendo il comando della nave nel mezzo di una tempesta, cerca di condurre la nave a un porto sicuro. Quindi qui Neville ci sta dando la sua interpretazione e dice: la vita stessa è un mare in tempesta con cui l'uomo combatte cercando di guidare se stesso in un paradiso di pace. Secondo, Dante ha un documento segreto che deve essere consegnato a un uomo che non conosce, ma che si fa riconoscere dal giovane marinaio a tempo debito. Questo documento è un piano per liberare l'imperatore Napoleone dalla prigionia sull'isola d'Elba. E quindi la spiegazione è: dentro ogni uomo c'è il piano segreto che libererà il potente imperatore dentro di lui. Terzo, appena Dantes raggiunge il porto, tre uomini che con adulazione e lodi sono riusciti a insinuarsi nelle buone grazie dell'attuale re, temendo qualsiasi cambiamento che possa modificare le loro cariche nel governo, fanno arrestare il giovane marinaio e lo fanno condannare alla prigionia a vita. Allora andiamo a vedere l'interpretazione. L'uomo, nel suo tentativo di trovare sicurezza in questo mondo, è ingannato dalle false luci dell'avidità, della vanità e del potere. La maggior parte degli uomini crede che la fama, una grande ricchezza o il potere politico li proteggerebbe dalle tempeste della vita. Così cercano di acquisire queste cose come ancore per la loro vita, solo per scoprire che nella loro ricerca di queste perdono gradualmente la conoscenza del loro vero essere. Se l'uomo pone la sua fede in cose diverse da lui, ciò in cui la sua fede è posta col tempo lo distruggerà, e in quel momento egli sarà come un prigioniero nella confusione e nella disperazione. 4. Dantes viene dimenticato e lasciato a marcire in prigione. Passano molti anni, poi un giorno Dantes, che ora è uno scheletro vivente, sente bussare alla parete. Rispondendo a questo colpo, sente la voce di un uomo dall'altro lato della pietra. In risposta a questa voce, Dantes rimuove la pietra e scopre un vecchio prete che, in carcere da così tanto,
che nessuno conosce il motivo della sua detenzione o da quanto tempo è lì. Andiamo a vedere il significato. Qui dietro queste mura di oscurità mentale, l'uomo rimane in quello che sembra essere una morte vivente. Dopo anni di delusione, l'uomo si volta da questi falsi amici e scopre dentro di sé l'antico, cioè la sua consapevolezza di essere, che è stato sepolto dal giorno in cui per la prima volta credette di essere uomo e dimenticò che era Dio. Wow! Questo meraviglioso passaggio ci deve far riflettere quando ci arriva quel pensiero che ci disturba, quel pensiero che vuole la nostra attenzione, che mette in dubbio ciò che siamo. Dobbiamo sempre pensare ciò che siamo, perché dentro ogni uomo c'è il piano segreto che libera il potere, il potente imperatore che c'è dentro ognuno di noi. E quindi dobbiamo distogliere l'attenzione dalle cose esterne e tornare dentro di noi, dove c'è la guida, e ricordarci, tornando a casa, ricordarci ciò che siamo davvero. 5. Il vecchio sacerdote aveva trascorso molti anni a scavare la sua vita di fuga da questa tomba vivente, solo per scoprire che aveva scavato la strada verso la tomba di Dantes. Egli allora si rassegnò al suo destino e decide di trovare la propria gioia e libertà, istruendo Dantes su tutto ciò che conosce dei misteri della vita e anche aiutandolo a scappare. Dantes in un primo momento è impaziente di acquisire tutte queste informazioni, ma il vecchio prete, con l'infinita pazienza raccolta attraverso la sua lunga prigionia, mostra a Dantes quanto si è inadatto a ricevere questa conoscenza nel suo attuale stato mentale, impreparato e ansioso. Quindi, con calma filosofica, rivela lentamente al giovane i misteri della vita e del tempo. Andiamo a vedere l'interpretazione. Questa rivelazione è così meravigliosa che quando l'uomo la sente per la prima volta vuole acquisire tutto subito, ma scopre che dopo innumerevoli anni trascorsi nella convinzione di essere uomo, egli ha dimenticato così completamente la sua vera identità che ormai è incapace di assorbire questa memoria tutta insieme. Scopre anche che può farlo solo proporzionalmente al suo abbandono di tutti i valori e opinioni umane. 6. Mentre Dante matura sotto le istruzioni del prete, il vecchio si trova a vivere sempre più nella coscienza di Dantes. Infine impartisce la sua ultima punta di saggezza a Dantes, rendendolo capace di trattare posizioni di fiducia, e quindi gli rivela di un inesauribile tesoro sepolto sull'isola di Monte Cristo. L'interpretazione è questa: quando l'uomo lascia cadere questi amati valori umani, egli assorbe sempre di più la luce, cioè il vecchio prete, finché alla fine diventa la luce e sa di essere quello antico. Io sono la luce del mondo. Wow! Quindi, quando togliamo la nostra attenzione dall'esterno, dalla forma, dal mondo della forma, dalle cose esterne, dove abbiamo pensato che ci siamo ancorati alle cose, ai nostri averi, ok? Ci siamo identificati alle case, alle posizioni sociali, e insomma tutto quello che è esterno alla forma, pensando che fosse un tesoro immenso ciò che abbiamo, ciò che possediamo, ok? Quando torniamo da questo mondo della forma e torniamo l'attenzione e la poniamo dentro di noi, scopriamo che noi siamo la luce del mondo, che noi siamo quell'antico, e di conseguenza sappiamo che io sono la luce del mondo. 7.
A questa rivelazione le pareti della cella che li spaventavano dall'oceano sopra crollarono uccidendo il vecchio. Le guardie, scoprendo l'incidente, chiudono il corpo del vecchio prete in un sacco e si preparano a gettarlo in mare. Quando escono per prendere una barella, Dante rimuove il corpo del vecchio prete e si chiude nel sacco. Le guardie, ignare di questo scambio di corpi e credendo che fosse il vecchio uomo, gettano Dante in acqua. Il flusso di sangue e di acqua alla morte del vecchio prete è paragonabile al flusso di sangue e acqua dal costato di Gesù, quando i soldati romani trafissero, fenomeno che si verifica sempre durante la nascita, in questo caso simboleggia la nascita di una coscienza superiore. Quindi questo simboleggia la nascita di te, il risveglio più che la nascita, ok? Il risveglio a una coscienza superiore. 8. Dante si libera dal sacco, va sull'isola di Montecristo e scopre il tesoro sepolto. Poi, armato di questa ricchezza favolosa e di questa saggezza sovraumana, abbandona la sua identità umana di Edward Dantes e assume il titolo di Conte di Montecristo. Allora, l'uomo scopre che la sua consapevolezza di essere è il tesoro inesauribile dell'universo. Il giorno in cui l'uomo fa questa scoperta, egli muore come uomo e si risveglia come Dio. Sì, Edmond Dantes diventa il Conte di Montecristo. L'uomo diventa Cristo. Allora, qui finisce questo meraviglioso capitolo. Ma la bellezza di questa saggezza, di questo insegnamento, deve rimanere con noi ora, deve entrarci in ogni atomo del nostro corpo, deve incarnarsi in noi questa saggezza. Perché? Perché una volta che noi abbiamo incarnato questa verità, abbiamo trovato il tesoro, abbiamo trovato Cristo dentro di noi, perché questa coscienza cristica è dentro di noi ora. Dobbiamo solo svelarla, dobbiamo solo ricordarci ciò che siamo. E questo meraviglioso capitolo ci fa capire e ci insegna ciò che deve essere sempre ricordato per poter manifestare ciò che vogliamo manifestare, perché dentro ogni uomo c'è il piano segreto che ci libera dalla povertà, ci libera dalla malattia, ci libera da ogni limitazione che abbiamo nella forma, sapendo ciò. L'uomo, nel suo tentativo di trovare sicurezza all'esterno, ha dimenticato chi è. Si è, identificato con il corpo, pensando di essere questo corpo, questa personalità, pensando di essere quel determinato personaggio, quella determinata posizione, quella casa, quel paese, quella nazione, quel colore e così via, tutte le varie etichette che abbiamo addosso. Ma quando togli tutte queste, è come dire, tutte queste etichette, rimane l'essere puro, la consapevolezza di essere uno, di essere tutto. Quindi quando tu arrivi a questa consapevolezza, è naturale che sei tranquillo, ok? Sei tranquillo che tutto ciò che vedi nella tua immaginazione entra nella forma. Quando cadono queste convinzioni, quando lasciamo cadere queste
queste mura della prigione, dell'illusione che la sicurezza è esterna, che tutto è esterno a noi. Quando torniamo l'attenzione verso di noi, verso noi stessi, queste mura di oscurità mentale che ci imprigionano, ok, questa oscurità, moriamo praticamente, muore il nostro piccolo io, muore il nostro ego. Una volta che questa parte si dissolve e diventa tutt'uno con la mente, una, entriamo in quello che è il nostro potere assoluto. Quindi dopo anni di delusione, l'uomo si volta da questi falsi ideali, falsi amici, e scopre dentro di sé l'antico, che cos'è? La consapevolezza di essere. Scopre di essere il io sono, scopre di essere la consapevolezza, che è stato sepolto dal giorno in cui per la prima volta credette di essere uomo e dimenticò che era Dio. Io mi fermo qui e vi aspetto domani con un nuovo capitolo. Grazie mille, ciao a tutti. Ciao, grazie.